Buongiorno professore, mi sente? Buongiorno, vi sento e vi vedo, ma voi non mi Eh vedete. no, io vedo un pallino tondo e quindi diciamo mi ricorda più Giuseppe Conte perché non si vede la faccia, invece è un'altra la figura. Io sto creando un po' di suspense perché ho detto che ho un giovane ricercatore universitario che vuole spiegarmi qualche cosa, ma lo facciamo in audio? Vogliamo andare in audio se non riusciamo a vederci? Facciamo così? Facciamo così, non Facciamo così. capisco. Perché io vedo la sua faccia bene, anzi la vedo mezza adesso. Sono qua, buongiorno. Ecco, Va bene, forse avrete riconosciuto la voce di questo appunto giovane ricercatore universitario della cui amicizia mi onora. Adesso stiamo fingendo di darci del lei come si fa normalmente in televisione, ma possiamo eventualmente passare al tu. Se posso permettermi, do il benvenuto a Romano Prodi. Buongiorno prof, come stai? Dove sei? Cosa stai combinando? sto benissimo. Sono prigioniero politico, sostanzialmente 41 bis, l'unica grande varietà che mi permetto è ogni 3 giorni il patume. Quella è la soddisfazione. Come Ho diciamo noi a chiesto, Bologna, il rusco anche, diciamo, che è una cosa. Rusco, sì, avevo chiesto a Villalta se mi prestava il cane per mezz'ora, ma poi abbiamo pensato che era meglio di no. Villalta, quel Villalta, cioè Renato Villalta, giocatore della Virtus Bologna di tanti tanti anni fa. Prof, ho interrotto il tuo allenamento mattutino, se non sbaglio, giusto? No, l'ho rinviato al pomeriggio. Sì, di solito lo faccio al mattino, ma non volevo mancare a questo appuntamento, Ti quindi lo faccio oggi pomeriggio. ringrazio molto. Come trascorrono le tue giornate? A parte appunto il 41 bis e a parte schivare le richieste di interviste che ti arrivano in continuazione, no? Quelle prendono una buona parte della giornata. No, allora, distinguiamo. La cosa è proprio usare questi strumenti in misura bestiale proprio tutto il giorno ho fatto qualche lezione a dei ragazzi del liceo, ho interagito con i colleghi della Business School varie Adesso però si è bloccata la chiamata, quindi vediamo se riusciamo a ripristinare. Eccoci qua. l'ho bloccato con Ok. i colleghi della Business School varie volte e così poi leggo moltissimo, poi sabato è impegnato per fare gli articoli per il Messaggero, Insomma, non ti annoi, ecco, ma guardi mai anche la televisione? Ti capita di guardare la la televisione? televisione sì, la guardo Cosa guardi? Perché mi dopo. incuriosisce. Io l'altra sera, per esempio, l'ho detto anche ieri, guardavo questo programma di Rete 4, insomma, che dava la colpa all'Europa anche non solo del coronavirus, come peraltro è normale perché sicuramente è colpa dell'Europa, ma anche della scarsa forma fisica di chi la conduceva. Quindi, ed era un programma appunto in prima serata di Rete 4. Tu cosa vedi? Li vedi questi programmi? No, io vedo dei grandi telegiornali, qualche trasmissione serale, dei dibattiti, no, che sono interessanti ogni tanto, perché poi arrivano a ore impossibili, Vero, vanno avanti fino. e poi molto Rai Storia, molto, perché ogni tanto vado a Rai Storia e se la cosa non riguarda l'ultima guerra, perché mi sono già stancato da quelle È vero, ci sono. guerra, allora mi fermo perché ci sono cose, la storia è una cosa estremamente interessante proprio. E quando ci sono, diciamo, degli speciali sul 96 o sul 2006, cosa fai? Rimani sul canale o cambi? Rimango sul canale, mi interessa tantissimo, anzi. No, perché sono ricordi dolci, ma anche Guarda ricordi complicati, no? Quindi. che queste giornate hanno la grande virtù della lentezza. Attenzione, questa è una cosa che ho recuperato, no? Cioè, il non avere fretta ti fa riflettere in un modo che non ero più abituato. Quasi quasi dico, mi vergogno di non averlo fatto prima. Recuperare il tempo è la cosa più importante di tutti.
No, ma infatti anch'io sto riscoprendo una sorta di claustrofilia, cioè alla fine rallentare i tempi, un minimo di, così, di modalità di approfondimento. La porta, però, nel mio caso l'approfondimento è l'approfondimento di un profano. Quindi volevo chiedere a te, perché ieri c'è stata questa votazione appunto al Parlamento europeo sui Corona Bond, che sono stati respinti, e invece sui bond, quelli diciamo normali, tra virgolette, che pare verranno utilizzati sul MES. Cosa è successo ieri? Cioè, cosa significa il voto di ieri? Dunque, allora distinguiamo la distinzione fra i Corona Bond e i Recovery Bond. Ci puoi mettere anche Einstein, ma è difficilissimo trovare le differenze. Proprio sono quei dispettini politici per cui ognuno ci vuole mettere il suo marchio. Questo è qualcosa che è importante. Sarebbero bond legati in qualche modo all'emergenza, cioè che noto. E allora sarebbe importante, perché ci sarebbe un debito condiviso, no? E per la prima volta, anche se limitato ai danni di questa tragedia. Poi veniamo al MES, è qui la commedia. Dunque, il mostro, perché la M di MES sta per mostro, secondo molti, no? Quindi. Mostro europeo di stabilità, il meccanismo europeo di stabilità. Certo. Una sigla neutra di quelle che si trovano quando si vuole uscire dai pasticci, stabilita durante la grande crisi del 2012. Firmata dal governo Berlusconi, ricordiamolo, perché adesso pare che il papà non ce l'abbia. Guarda, scusa, ma diciamo, siccome sono pratico di quelle cose, firmata da tutti, perché... quando nascono sembrano sempre neutrali queste cose. Certo. Prevedeva il MES soldi a buon prezzo, ma con un controllo sulla politica dei paesi. La Spagna l'ha accettato, ha fatto un grande affare perché ha risanato il sistema bancario, li ha restituiti e così via. Però prevedevano un pesante controllo, per cui anch'io avevo parecchie perplessità. Cosa succede? Arriva questa coronavirus, questa roba qui, e allora cercano uno strumento non troppo innovativo, ma che venga incontro ai drammi che ci sono. Anzi, non uno strumento, ma più strumenti. E devo dire che ci sono stati, no? La Banca Centrale Europea ha aperto gli acquisti di buoni del tesoro dei diversi paesi, la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, ha aperto delle linee sulle piccole e medie imprese che non avevi fatto. Soprattutto una piccola cosa, perché piccola, sono 100 miliardi a livello europeo, con una cassa integrazione europea. Non è una gran cosa, 100 miliardi per la cassa, ma è un principio importante, perché io l'avevo proposta nel corso del MES, ci sono alcune centinaia di miliardi, 410 miliardi pronti per essere spesi, che è una bella somma. Sì. Si è detto benissimo, riapriamo. Proteste abbastanza giustificate di vari paesi, fra cui l'Italia, dicendo ma dopo ci condiziona la nostra politica. Decisione europea, togliamo tutti i condizionamenti. Qui però il nome era sacro, e quindi la posizione di 5 Stelle, la posizione. No, non lo
vogliamo, perché... Perché si chiama MES, sostanzialmente, non è... Perché si chiama MES? Ma Romano, perdonami, ma non ci sono condizionalità, cioè, perché si è parlato di spesa, diciamo, senza nessun tetto, soltanto per quello che riguarda le spese sanitarie. Non ci sono condizionalità quelle che ci scocciano, cioè di controllo sulla politica, la condizione, anzi, e poi soprattutto c'è un tasso di interesse bassissimo, certo. Sarà non è ancora definito, ma è certamente meno dell'1%, il che vuol dire che è una bella. Allora, e si dice solo sulle spese sanitarie, perfetto, spendiamo queste sulle spese sanitarie e mettiamo i soldi che dovevamo spendere sulle spese sanitarie in un altro capitolo. Cioè è talmente incredibile l'opposizione al MES adesso, mentre invece dobbiamo essere duri e feroci che non ci siano davvero condizioni e soprattutto che abbia una certa durata. Cioè se ti prestano dei soldi per anche buonissimo tasso, ma per 2 anni o 3 anni come volevano, come sostenevano gli olandesi, beh, non è un gran vantaggio, li puoi accettare lo stesso, ma non è un gran vantaggio. Quindi l'Italia dovrebbe dire il MES mi va bene, purché ovviamente non ci siano i condizionamenti politici che abbiamo detto, ci sia una certa durata e noi li possiamo spendere. Ecco, sulla spesa a me vanno benissimo se sono limitati anche alla spesa sanitaria, perché appunto liberano soldi che poi spendiamo in altre direzioni. Romano, chi ci garantisce che non finisca poi come è finita, come dicono in molti? Infatti faccio la domanda che ti farebbe il Pietro di turno, come la Grecia, ecco, cioè, e quindi con uno shock che adesso poi la Grecia corre più dell'Italia, ovviamente, però ha pagato un prezzo altissimo oggettivamente, no? Ha pagato un prezzo intollerabile, ma non, anche con i MES. Ma non è il prezzo greco, non è stato solo i MES, è stato che la Germania aveva delle elezioni regionali, dare aiuto alla Grecia era impopolare e quindi si sono opposti a questo. Però il problema è proprio questo, sono state tolte le condizionalità che hanno danneggiato coloro che hanno preso, sono ricorsi al o che potevano danneggiare coloro che ricorrevano al MES nel 2000. Appunto, sostanzialmente vogliamo uscire dall'Europa, l'hanno detto più e più volte, sia un po' più difficile prestare soldi da chi abita nel tuo stesso condominio e potrebbe sparire da un momento all'altro? Beh, le tensioni fra sud e nord ci sono da gran tempo, infatti mi rimproverano molti di aver voluto l'allargamento a est, perché dico, ma i problemi non sono grandi problemi, non sono quei paesi nuovi, sono quei paesi vecchi. E su questo le posizioni olandesi non sono cambiate, io la ricordo solo una cosa, che quando era al governo, che lottavamo, che abbiamo fatto un'azione formidabile perché l'Italia non rimanesse relegata e entrasse nell'euro, addirittura avendo avuto, essendo riusciti a avere i governi a favore, il ministro olandese delle finanze dichiarò quello che non hanno fatto i governi nelle scuole dell'Italia, lo faranno i mercati, cioè addirittura adombrando la speculazione contro l'Italia. Quasi lanciandola, quindi, in qualche modo, perché... Quindi questa tensione c'è sempre stata, si è secondo me acuita dal fatto che l'Olanda sta facendo una politica di attrazione di investimenti con una politica fiscale, a mio parere, del tutto illegittima. E d'altra parte poi abbiamo anche noi le nostre colpe. Io quando penso che la Fiat
è olandese e che adesso anche la Campari olandese, cioè le nostre imprese per non la Ferrera, diciamo, molti hanno portato la sede in Olanda, sì. Insomma, la Ferrera non so se sia Lussemburgo o Olanda, ma insomma, io voglio dire, è chiaro che i nostri vanno tolte tutte quelle condizioni che lo facevano antipatico. Allora, qui ci sono 36 miliardi subito, di cui ne abbiamo bisogno come pane, perché il governo sta facendo tutto l'impossibile per trovare quei soldi da dare immediatamente alla gente che è colpita dalle chiusure delle attività economiche in cui si erano sommersi. E li possiamo spendere per la sanità, solo, bellissimo. Il ministro delle finanze francese dice che poi si possono spendere in qualsiasi direzione, ma non c'è bisogno. Noi li spendiamo per la sanità e per il welfare e abbiamo delle risorse in più da mettere nelle altre direzioni. Ecco, io di fronte a questo l'opposizione la trovo veramente dottrinale, però guarda Bottura, che questo mi fa pensare, non è possibile fare la politica come si fa la teologia. La politica vuol dire guardare le cose, riconoscere i fatti, e certamente noi purtroppo c'è una parte del nostro Parlamento da tutti i lati in cui la politica è soltanto battaglia ideologica. Se continuiamo così è finito. Battaglia sul nome, dovremmo chiamare in un altro modo, magari il MES passerebbe. Ma mi chiedevo questo però, ieri è andata in ordine sparso anche la maggioranza però a Bruxelles. Certo. Problema, c'è anche questo, no? di problema, diciamo, sostanzialmente. Ma ripeto, si sono divisi poi fra Corona Bond e Recovery Bond. E l'Ana Caprina, sì, certo. Anche lì è una questione di nome, forse, in qualche modo, no? Ecco, io non riesco a capire la differenza, certo, sostanziale, veramente. E allora è proprio una identità. Io ho scoperto i Corona Bond, io ho scoperto i Recovery Bond, li voglio chiamare col mio nome. Così andrà avanti finché non ci sarà più razionalità. E intanto i tedeschi rafforzano la loro struttura, portano molti dei loro fornitori dall'Italia ad altri paesi, insomma è una situazione in perfetto movimento. E nello stesso tempo, di fronte a come sta ristrutturando la Cina, di fronte a Trump che butta sul tavolo 2.200 miliardi, ripeto, 2.200 miliardi di dollari in un solo minuto, o noi europei ci muoviamo assieme oppure siamo morti. Certo. E questo non capiamo la storia. Ecco, a proposito di Europa, poi ti lascio andare, non voglio approfittare oltre della tua cortesia. È inutile che tu mi dica mi lasci andare, perché non saprei dove andare. Questo è vero, dal punto di vista almeno della mobilità. A proposito di Europa, mi chiedevo e ti chiederei questo, una cosa che a me sgomenta abbastanza, per esempio, è quello che sta accadendo in alcuni paesi, penso all'Ungheria, no, in questo momento, e mi preoccupa perché noi abbiamo avuto per molti anni una situazione un po' al limite dal punto di vista istituzionale, ma non siamo mai arrivati a quello che è successo in Ungheria negli ultimi tempi. Esistono dei mezzi pratici con cui l'Europa possa intervenire quando ci sono delle torsioni della libertà come quelle che stanno accadendo appunto in Ungheria? Perché un'Europa che non riesce a intervenire su un proprio membro che di fatto viaggia spedito verso una dittatura, forse risulta meno efficace, insomma. Beh,
che non riesce a intervenire, i mezzi ci sarebbero anche, ce ne sono infiniti di mezzi, dalla interruzione degli aiuti a questo. Il problema è, ci sono due problemi, primo, rompere definitivamente con un paese in cui si spera sempre che queste deviazioni siano temporanee. Risulta un po' pesante, ma qui soprattutto c'è che non devi mai dimenticare, qualche mese poi vedremo, in poche parole a Orban è data molta libertà di azione per violare principi costituzionali, allora da un lato giustamente si preca contro questo, si fanno mozioni che parlano di sdegno eccetera, dall'altro lato non si arriva all'ultimo passo, ecco. Questa è la situazione. Ecco, ma quando vedi sondaggi come quello dell'altro giorno, che non era un sondaggio appunto di uno di questi talk show ipersovranisti, era un sondaggio affidabile, che davano quasi la metà degli italiani favorevoli a un eventuale Italexit, come te lo spieghi? Perché l'Europa è vista come il mostro cattivo, benché in questo momento appunto stia per allargare in maniera importante i cordoni della borsa? È semplicemente un percepito che viene appunto da anni di informazione fatta in un certo modo da partiti che hanno ottenuto un certo consenso, o ci sono delle colpe reali da parte dell'Europa che non riesce più a parlare una lingua che ci sia percepibile e comprensibile? La mia risposta è che noi vorremmo sempre far parte di un condominio nel quale, anche se non paghiamo i millesimi, va tutto in cavalleria, ma io la faccio un po' più semplice, sicuramente tu avrai un'analisi più profonda. No, ci sono colpe da entrambi i lati, no? Colpa nostra, anche perché alla fine non abbiamo riformato il nostro sistema, modernizzato, siamo lenti anche a recepire tutte le norme dall'Europa, ad adeguarci, però è una grande parte, è per il peggioramento delle istituzioni europee, cioè quando è che gli italiani o i cittadini europei amano l'Europa? Quando l'Europa agisce e tu ti rendi conto che ti fa qualcosa a tuo favore, cioè quando noi abbiamo fatto, anche se non sei d'accordo, quando vedi che cerca di interpretare il futuro, quando abbiamo fatto l'allargamento non c'era un accordo totale, ma l'adesione all'Europa è aumentata perché si capiva che cercava di interpretare la storia, e così con l'euro, cercare di creare questa struttura che potrà in qualche modo nel futuro tenere testa solo piccole cose. E allora non puoi amare un'istituzione che fa anche cose serie, anzi molte cose serie, dalle regole sui medicinali alla protezione degli animali, l'aiuto alle aree più depresse. Beh, in campo alimentare noi mangiamo sicuramente cose migliori, per esempio, che negli Stati Uniti. Certo. Tante belle cose. Ma tu non ti appassioni per le regole sulla conservazione del cibo? Eh sì. È la politica, è interpretare il mondo che non sa più fare l'Europa. Ma a me ha fatto l'impressione che persino il Papa, no, che noi avevamo detto, guarda, il Papa non è europeo, che non è europeo, che guarda così intensamente al terzo mondo, eccetera. L'altra domenica ha fatto un discorso in favore dell'Europa come necessità di pace e di equilibrio mondiale, che io non mi sarei mai aspettato, che mai è stato fatto in passato, perché nel grande scontro del mondo o l'Europa esiste o noi finiamo male. Sì.
baluardo della democrazia, no? Hai scritto nei giorni scorsi, perché effettivamente c'è questa internazionale, io la definisco in un modo un po' volgare e non la definirò in questo modo, diciamo l'internazionale sovranista su campi diversi, ma Putin, Trump, Erdogan, cioè i particolarismi. Scusa, fermati e ci aggiungi, è l'India, E è la certo. Turchia, è il Brasile, è gli Stati Uniti, che c'è una specie di fuga dalla democrazia, è solo l'Europa che la tiene, ma se l'Europa non agisce, la gente va contro l'Europa e va contro la democrazia anche qui, per quello che abbiamo bisogno di agire insieme, perché se, agire da soli non contiamo, neanche i grandi tedeschi da soli contano, neanche loro. È vero, servirebbe un rilancio, diciamo, di un ideale preciso che in questo momento non è molto percepibile. Ecco. Diciamo così. Cultura, ma non è un ideale, è la sopravvivenza. Certo. Ci sono tedeschi e tecnologie più avanzate, o ci mettiamo assieme e arriviamo a mezzo miliardo come siamo noi europei, o non esistiamo più. Certo. Ti chiedo un'ultimissima cosa che è questa. Io l'altro giorno ho fatto una chiacchierata anche con Enrico Letta, gli ho detto, se ti fossi trovato a gestire da presidente del Consiglio, diciamo, questa vicenda, cosa avresti pensato, quanto ti avrebbero tremato le vene dei polsi e soprattutto cosa pensasse, gli ho chiesto dell'operato di Conte. Domanda che ti giro e poi ti chiedo invece, se tu fossi stato al Quirinale in questo periodo, quanto ti sarebbero tremate le vene dei polsi? Perché se c'è una figura che in questo momento tenta di unificare l'Italia e cerca di farlo con grande fatica, è sicuramente il presidente Mattarella, soprattutto nei confronti dell'estero, insomma. Ma tu mi vuoi tirare una trappola No, su come ci penso? non ci penso Ma neanche. ormai, pur essendo ormai quasi a livello di topo, cerco di evitare le trappole, capisci? No, però quanto ho pensato, soprattutto all'inizio, di che cosa, se c'è stato ritardo o meno. Allora mi sono messo nei momenti in cui io dovevo decidere qualcosa che cambiava la vita degli italiani. Quando devi prendere una decisione così, ci devi pensare tanto. E vedi il ritardo a chiudere la città cinese, il ritardo a chiudere l'Italia, adesso i soloni rimproverano, deriva assolutamente dalla necessità umana di pensarci 3 volte prima di cambiare la vita della gente sulla quale tu hai o debitamente o indebitamente, vabbè, non ti dico per che cosa, Però si capisce. dagli americani, no? E dagli altri. Il sentir dire nelle ultime settimane bisogna fare come gli italiani mi ha colpito. Mi ha colpito perché vuol dire che in qualche modo con questo istintaccio che ha questo paese di fronte al dramma abbiamo reagito. Ecco, adesso che invece qualcuno comincia a vedere che se c'è il dramma, ricominciano le divisioni e ricomincia a essere l'Italia ingovernabile, sia per le cose che mi hai chiesto tu prima, sia su come si deve uscire dalla crisi, cioè questa lite fra lo Stato, le regioni, questo moltiplicarsi di consulenti, di gruppi di studio, di analisi, di indagine, questo è
è l'ira di Dio, Eh ecco. sì, è un po' preoccupante. Invece, ecco, ti chiederei come proprio ultimissima cosa questa. Non mi ricordo se nel 96, nel 2006, è evidente dal tono con cui stiamo chiacchierando, insomma, che ho una simpatia sfrenata e anche una riconoscenza per aver tentato di rendere questo paese un paese normale. Ma tu usasti in un confronto con Berlusconi la frase "ognuno dovrebbe avere diritto a un po' di felicità". C'è come dire, uno spiraglio appunto di speranza, di felicità che vedi per te stesso e anche per il paese nel futuro prossimo, insomma, come usciremo da questa cosa? C'è una vaga possibilità che non siamo cambiati in meglio oppure appunto sta già prevalendo quell'italianità che conosciamo, insomma? Beh, quello che sto vedendo negli ultimi giorni mi rende pessimista, perché ritorna la divisione. Cioè, io ho sempre pensato che questa crisi ci avrebbe molto aiutato nel essere più riflessivi e più uniti. Questo è un problema secondo me. Che non ci togliamo di dosso se non riprendiamo un aspetto formativo della politica. Non abbiamo più i luoghi dove ci si confronta, dove si pensa, dove ognuno reagisce col suo telefonino, è prigioniero di se stesso, della propria dichiarazione precedente, e noi abbiamo, cioè, io ho fiducia nel futuro, ma se non impariamo adesso come uscire assieme, dopo, se usciamo divisi, rimaniamo divisi. Ecco, questo è quello di cui ho paura in questi giorni. Se usciamo divisi, rimaniamo divisi. Ecco, allora speriamo invece che, come si diceva un tempo all'inizio di questa cosa, insomma, si riesca a trovare un minimo di unità nazionale. La mia nazione, peraltro, è anche un po' l'Europa in qualche modo, quindi speriamo che anche in quel campo si trovi di nuovo un minimo di coesione, perché senza l'Italia non va da nessuna parte l'Europa, temo, no? Ricordiamo una frase: com'è che io, qual è stato il semaforo verde per entrare nell'euro, no? Cioè, in cui prima tutti si mettevano di parte. In un incontro con Chirac, facciamo la conferenza stampa dopo l'incontro, e un giornalista dice: ma perché parlate assieme quando fra poco l'Italia sarà fuori dall'euro e la Francia dentro all'euro? Silenzio, no? Io ero lì e Chirac alza la testa e dice: Mon ami, dice, non c'è Europa senza l'Italia, ricordatelo. Questo, secondo me, ancora, se Dio vuole, molti lo pensano. Grazie professore, grazie per questa chiacchierata, per aver perso tempo con me e che nessuno ti restituirà più. Grazie, perché così. Grazie ancora professore, buona giornata e a presto. Ciao. Grazie, ciao 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 ciao.